Ciao a tutti, in questo video vi parlo di Yaroslav, che è una città russa non troppo lontana da Mosca, famosa per essere una delle più importanti città del cosiddetto Circolo d'Oro. E ci vado in treno. Il treno parte dalla stazione Yaroslavskaya, non per caso ovviamente, che si trova a Mosca in una piazza molto popolare, molto caotica, perché qui vi sono ben tre stazioni, cioè la Yaroslavskaya, la Kazanskaya, che i cui treni vanno in direzione di Kazan, nel Tatarstan, e invece poi abbiamo la stazione Leningradskaya, che, come qualcuno di voi capirà, porta a San Pietroburgo. Tra poco sul treno. Ed ecco la piazza, lì in fondo sulla sinistra c'è la stazione Kazansky, poi questo edificio giallo è la stazione Leningradskaya, mentre quello in mezzo, bello, classicheggiante, è la stazione metropolitana, e l'ultimo, quello su cui mi soffermo qui, è la stazione Yaroslavskaya, che è appunto quella da cui parto. Ed eccomi arrivato al treno. Questo è un treno che mi porterà a Yaroslav, ma in realtà è un treno che fa parte della ferrovia transiberiana e ha un tragitto molto più lungo, perché raggiunge la città di Chita, che è dopo la Siberia, nel cosiddetto Far East russo, l'estremo oriente. Chita è una bellissima città, scusate il gioco di parole, che verrà raggiunta da questo treno dopo circa 4 giorni. Per me bastano 4 ore per Yaroslav. Sul treno c'è la possibilità di acquistare degli snack, delle bevande, anche dei souvenir volendo. Ecco qui la vetrinetta, un pochino di treno, eccolo, abbastanza deserto, e andando a Yaroslav si passa davanti a Sergei Posada, che meriterebbe una visita, ma non questa volta. Appena arrivato a Yaroslav mi reco subito nella zona del Cremlino. Il Cremlino è un'ampia riserva all'interno del quale si trova anche una chiesa, come potete sentire dai rintocchi delle campane. È una piacevole serata e c'è chi prova a nutrire delle anatre che si trovano lungo le rive del fiume Katarosol, mentre qualche cane invece tende a disturbarle. Il sabato mattina rieccomi qui di fuori dalle mura del Cremlino. Il Cremlino è di fatto una riserva all'interno della quale vi sono diversi musei, perfino un orso vivo e la chiesa più antica di Yaroslav. Sempre nella zona c'è anche questa bella chiesa rinnovata nel 1960, ma originaria del 1500, che è la chiesa di San Michele Arcangelo. La penisola dello Strelka, freccia in russo, è uno dei luoghi più piacevoli di Yaroslav. Qui la gente si reca nelle belle giornate, ma anche quando fa brutto e quando è molto freddo,
per godersi le aiuole, la bella vista sulla cattedrale, le fontane, le carrozze a cavallo e molta musica che viene trasmessa da altoparlanti che la sparano a tutto volume. Eccomi sulla penisola che si trova alla confluenza dei due fiumi. Alla fine di questa penisola è stato eretto un monumento per celebrare il 1000° anno di vita di questa città, che fu fondata nel 1010, quindi nel 2010 hanno pensato bene di erigere un monumento che è questo che vedete alle mie spalle e che poi vedrete meglio successivamente. Eccolo qua. Bello, eh? Coperto un po' dai miei capelli, però vabbè. In centro si trova questo curioso museo che si chiama Musica Ivreema, musica e tempo cronologico, che è abbastanza strano, lo vedete già dal giardino con questi vinili appesi, là dietro c'è una specie di mannequin piece e questa statua, dalla simbologia abbastanza evidente, con questi due amanti uniti in un otto, seppur non rovesciato, il cui titolo è Amore Infinito, ovvero sia Bechnaya Lyubov. Il museo, al cui interno non è purtroppo possibile fare film ma solo foto, è stato fondato da tal John Mostovslasky, uno che di mestiere faceva l'illusionista, ma che aveva la passione di raccogliere un po' di tutto, orologi, strumenti musicali, campanelle varie, grammofoni, ecco la campanella dell'Italia, e c'è perfino quella di San Marino. La città di Jaroslav è famosa per le sue numerosissime chiese, per cui non è difficile camminando in centro incontrarne di molto belle come queste due, che sono la chiesa del Natale di Cristo e quella invece dedicata ai santi martiri Abibo, Guria e Samona di Edessa. E vi giuro che esistono e che Edessa non ha niente a che fare con Odessa perché stava in Mesopotamia. A due passi da queste due chiese abbiamo anche la stazione fluviale. La stazione fluviale non è usata per corse regolari ma per giri turistici, è comunque un posto molto interessante con una bella vista sul fiume Volga e sul resto della città. Con questa chiesa, che è la chiesa dell'Epifania del XVII secolo, una delle più belle chiese in mattoni della Russia, si conclude la prima giornata. La visione è molto bucolica, ma in realtà vedete che poi la chiesa si trova in una piazza molto trafficata. Continuiamo la visita domani per poco. Sveglio della domenica mattina, il suono delle campane della chiesa di San Giovanni Crisostomo, o meglio dire delle chiese di San Giovanni Crisostomo, perché in questa area, che si trova nel distretto di Korovniki, dall'altra parte del fiume, le chiese sono due, la cosiddetta chiesa calda e la cosiddetta chiesa fredda. La chiesa fredda è più antica, stiamo parlando del XVII secolo, di qualche decina di anni. La chiesa calda è più piccola e quindi consente sostanzialmente nel periodo invernale di stare ad una temperatura un pochino più accettabile. Qui può essere davvero molto freddo l'inverno. Passi dalla chiesa si trova una bella spiaggia alla confluenza del Cotoroso nel Volga e da qui si vede molto bene lo Strelka con la cattedrale. Questa è l'immagine conclusiva della mia gita a Jaroslav. Ed eccomi
Il mio breve weekend a Jaroslav è terminato, adesso mi trovo alla stazione. Ci sono due stazioni a Jaroslav, questa che è la stazione principale, Glavny, e un'altra stazione che si chiama Moskovsky, che in teoria dovrebbe essere quella che porta a Mosca, con i treni che vanno a Mosca, ma così non è, almeno nel mio caso. Qui passa un treno tra poco, che lo prenderò, e ecco la stazione alle mie spalle. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, на вокзале.